Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. In questo video voglio farvi vedere come realizzare delle etichette con la resina partendo da della semplice carta. Io in questo caso ho fatto delle prove con i miei kit digitali, perché ho deciso di provare la resina, visto che sto provando la resina un po' in tutte le sue applicazioni. Ho voluto anche provare a sfruttarla proprio per utilizzare ancora in un modo diverso i miei kit. Quindi oggi vi faccio vedere come voglio realizzare un'etichettina con questo cuore del kit lavanda. Ho pensato appunto a queste etichette perché quando si fanno gli album o i junk journal, cose di questo tipo, e a volte il particolare in carta è sempre bello, però è della semplice carta e quindi rimane anche un pochino usurabile. Invece se noi con una colatina di resina sopra riusciamo ad ottenere una cosa veramente carina, e a quel punto è resistente, per cui può diventare un bottone per chiudere l'album, per decorare delle buste, per decorare le pagine. Si può fare veramente, veramente tantissimo. Allora, bisogna però fare in questo modo. Allora, io ho ritagliato un po' malamente il mio cuore. L'ho tagliato malamente perché in realtà dopo dovrò andarlo a rifilare meglio. Ma perché l'ho tagliato semplicemente così? Perché devo fare questo lavoro. Devo andare a foderarlo con del semplice nastro trasparente. Quindi cosa faccio? Allora, prendo il mio nastro in questo modo, metto il mio cuore, lo attacco dalla parte, vedete, così, dal lato positivo, e poi lo vado a chiudere semplicemente così, anche dall'altra parte. Questo semplicemente perché io praticamente in questo modo lo schiaccio bene, ma ho il mio cuore che è, diciamo, plastificato da ambo le parti. Perché faccio questa operazione? Perché se non plastificate la carta, questa io utilizzo un aggetto di inchiostro per stampare i miei lavori, quindi non voglio mettere la resina appunto direttamente sull'inchiostro, perché praticamente ho provato tutto, ma la carta assorbe la resina e quindi tende a diventare più opaca, perde di lucentezza, ed è una cosa che non mi va. Quindi io vado a rivestire con la plastica il mio particolare in questo modo. Vedete che l'ho praticamente plastificato, quindi il colore rimarrà questo, e adesso non faccio nient'altro che andare a fare sopra una piccolissima colata di resina. In questo caso utilizzo la resina quella, non la bicomponente che vi ho fatto vedere l'altra volta per i portachiavi, ma la resina che si asciuga in pochissimi minuti con una lampada UV. Ho provato a comprare un set di resine che trovate nella descrizione dei prodotti, trovate il link di quella che ho comprato, che comprende appunto della resina già pronta all'uso, e c'è anche una piccolissima lampada UV che serve per asciugarla, e devo dire che con questo kit mi sto trovando benissimo, sto facendo tante cose carine. Quindi cosa faccio? Vado a mettere la resina sul mio cuoricino. Allora, appoggio la resina su un pezzo qui di silicone, ho avvicinato così vedete bene. Diciamo che una cosa importante è avere un piano sottostante che sia in piano, perché la resina sapete che è autolivellante, e quindi se siete su un piano obliquo rischiate che la vostra resina vi coli fuori da quello che volete decorare. Dunque, un'altra cosa, questo tipo di resina che vedete, quella che
che vi dicevo che ho acquistato, a differenza della resina bicomponente, rimane anche più densa. Quindi per queste cose, per questi particolari è anche più facile da gestire, perché riuscite a gestirla meglio e non rischiate che vi scappi. Quindi metto un po' di resina, guardate, poca. Ora prendo, io utilizzo questo spillo qui di metallo e vado semplicemente a fare in modo che vada su bene sui bordi. Vedete, questa resina, essendo abbastanza, come si dice, non è tanto liquida, no? Quindi voi la spostate tranquillamente, riuscite ad arrivare sui bordi. E non rischiate che vi esca fuori. È un'operazione che fate veramente in fretta. Potete tranquillamente, per esempio, utilizzare un stuzzicadenti. Ora io utilizzo questo perché ormai è diventato il mio strumento che utilizzo sempre per fare questo lavoro, ma uno stuzzicadenti va benissimo. È perfetto. È utilizzato e praticamente avete lo stesso effetto. Quindi vado così sul bordo, in questo modo. Se dovessero esserci delle bolle tipo questa, le togliete, fate proprio che toglierle, così evitate di avere la bollicina che è brutta da vedere. E direi che a questo punto non ci sono più bolle. Adesso non voglio accendere la luce perché altrimenti non vedete più nulla, c'è il riflesso. Guardo io contro luce, comunque direi che non ci sono più bolle. E ora non mi resta nient'altro che utilizzare il, vedete, c'è questo piccolo, questa piccola lampada UV che serve proprio per asciugare e vado ad utilizzarla per asciugare la mia resina. È tarata, ho visto, ho fatto la prova 45 secondi praticamente più o meno, quindi la faccio andare un paio di volte così in modo da avere almeno 90 secondi, così siamo sicuri che la resina asciuga bene. E a seconda dello spessore che fate, potete usare il tempo che necessita per asciugare la resina. Considerate che comunque i tempi sono da 1 minuto a 3 minuti, a seconda degli spessori, della grandezza di quello che state facendo. E quindi io in questo caso metterò 90 minuti, faccio andare la prima parte, dopodiché vedete si è spenta da sola, la riaccendo. E la faccio andare la seconda volta. Con questa resina sto facendo delle cose molto molto carine. Magari farò degli altri video. Sto facendo dei segnalibri bellissimi. Ho fatto altri portachiavi, delle cose che sono molto carine. Diciamo che tra l'altro sto facendo anche un mix tra la resina bicomponente che ci mette 24 ore ad asciugare e sto facendo le rifiniture con questa resina UV che mi permette di fare molto più in fretta e quindi sto ancora facendo delle prove, insomma, sto utilizzando un po' tutte e due le resine per sperimentare un po', perché è una cosa che trovo carina, mi diverte un sacco e si possono fare delle cose veramente belle. A questo punto, vediamo un po', direi che il mio particolare è pronto, adesso non lo voglio toccare. Allora, si consiglia una volta asciutta la resina di comunque evitare di toccarla per qualche secondo, in modo che altrimenti rischiate che potrebbero rimanere sopra le impronte digitali perché rimangono le ditate. Guardate che bella! Quindi capite che un'etichettina del genere. Vedete, adesso ve la faccio vedere alla luce così si vede proprio la lucentezza. Praticamente un'etichettina del genere rimane molto molto più rifinita della semplice etichetta di carta.
Quindi se voi volete abbellire qualcosa o rifinire qualcosa è molto più carina. Io vi faccio vedere per esempio cosa ho fatto. Ho provato con un'etichetta, sempre di uno dei miei kit etichette. Vedete questa qui anche controluce, ok? Gli ho fatto una piccolissima colata di resina. Poi ho bucato col punteruolo, perché essendo sottile ho potuto farlo, gli ho messo uno spillo, quindi si può appendere. E poi ho fatto anche un bottoncino, sempre con un altro particolare del mio kit. Lo faccio vedere anche questo, vedete che lucido. E quindi ho fatto, diciamo, queste tre prove per vedere come utilizzare in un modo anche un po' diverso dell'etichetta o dei particolari dei miei kit. Spero che questa piccola idea così vi sia piaciuta e che proviate a farla, perché secondo me vi può dare delle soddisfazioni. Se avete dubbi o domande, come dico sempre, scrivetemi, cercherò di rispondervi più in fretta possibile. E se non siete ancora iscritti al mio canale, avete piacere di farlo, iscrivetevi così mi aiuterete a farlo crescere. Detto questo, come al solito, non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video. Un forte abbraccio e un bacione. Ciao ciao!